giocatore maschio del 55, non un ragazzino come si vede anche dalla foto. Perché certo quando c'è a che fare con queste cose si immagina sempre di più intera. Avete fatto questo fermo, questo controllo per strada, è stata fermata la vettura da un equipaggio della stradale, e per una serie di motivi si è deciso di approfondire il controllo e di fare una vera e propria perquisizione che è stata estesa prima alla macchina e poi all'abitazione di Chiamengo. E l'abitazione ci siamo trovati di fronte a una serra attrezzata con i bagli della Luana, con tutta l'attrezzatura per farla essiccare, per lavorarla, per pesarla, per confezionarla. Dai semini, come si vede qua, ci sono dei semi, fino alla pianta, la pianta essiccata e la pianta già pitturata pronta per essere venduta. I dettagli potranno dire meglio che hanno operato, magari cominciamo con la stradale che ha fatto il primo controllo. Ci dice gli iniziali, così noi siamo qua. Gli iniziali sono PM, dove P è il nome, del 55. Dove è il nome? Allora, MP, dove P è il nome. Allora, questa mattina verso le 8 una pattuglia del distaccamento della polizia di Crema in località Chiamengo fermava per normali controlli il flusso veicolare tra 591 e un'autovettura, un BMW condotto da un cittadino residente a Chiamengo, cremasco, già persona attenzionata, termine tecnico, dai colleghi del commissariato perché è probabilmente dedito allo spaccio e detentore di sostanze stupefacenti. Scusa, riesco di dire allora? Verso le 8. Normale controllo. I colleghi della pattuglia sapevano che questa persona comunque era già sottoposta a accertamenti, attenzionata, diciamo, in gergo tecnico delle forze di polizia. Da parte dei colleghi del commissariato di Crema abbiamo deciso, visto anche il fare sospetto all'agitazione che questa persona ha dimostrato nell'atto del controllo, anche se poi in macchina non aveva assolutamente niente. Dove a Chiamengo, via? Più o meno Torre degli Zurli. Andava verso Crema oppure? Andava verso Crema. Sulla 591. Ex statale 591. Niente, abbiamo chiesto l'ausilio dei colleghi del commissariato di Crema e abbiamo posto in essere una perquisizione all'interno della propria abitazione. Niente, poi dalla perquisizione è emerso tutto quello che il dottor Sega ha già bene o male illustrato, che vedete qua, è sto posto in sequestro. Lui l'ha ubicato in una zona residenziale, come l'abbiamo già detto. Veramente cosa fa? Lui è operaio. Però lavora, ma e niente, quindi è stato fatto congiuntamente il controllo, quindi la requisizione alla ricerca di sostanze stupefacenti. All'interno della casa, è una grossa villa, e sono stati rinvenuti in una saletta, in una camera chiusa a chiave, adibita proprio a coltivazione, produzione e coltivazione di marijuana. Sono stati rinvenuti diversi sacchetti per un totale di 2,800 grammi netti di marijuana. All'interno invece del locale cucina, su un tavolo, sono stati rinvenuti già i vasetti pronti con la sostanza all'interno. E c'erano anche dei semi, degli oggetti, questi qui, adatti al sminuzzamento, come vediamo qui. Un bilancino e diversi pacchetti di sigarette pronti per contenere la sostanza e quindi poi spacciarla. All'interno dell'abitazione della villa sono state rinvenute anche queste due foto che, cosa curiosa, erano un quadretto. Un quadretto. E che ovviamente parlano chiaro, insomma. Queste sono state fatte all'incirca un anno fa. All'inizio del ciclo, sì. Di produzione, questo è il suo giardino. L'abbiamo fatto. Questa è la produzione e coltivazione ai fini dello spaccio, chiaramente. All'interno è stata trovata anche una lampada in questa camera chiusa a chiave. Sempre nel giardino. No. Nel giardino non è stato rinvenuto nulla.
Le due fotografie all'interno in basso nel soggiorno, mentre la, tutti gli oggetti che vedete, tranne i vasetti che erano giù, tutti gli oggetti in una sala chiusa a chiave, in una camera chiusa a chiave, adibita proprio a, diciamo, alla produzione in pratica.